questo diventa il quinto centro in tutta Italia. C'è stato un lungo percorso che ci porta alla giornata di oggi, ma sappiamo di dare un servizio che servirà a tutto l'Adriatico. Sta nella vocazione degli ospedali riuniti di Torrette, proprio di andare non solo come funzione di ospedale regionale, ma anche fuori dal territorio regionale. Quindi non poteva che essere collocato qui. È molto bella questa esperienza, perché quando noi diciamo che l'obiettivo della salute è mettere al centro il paziente, la persona, poi sappiamo quanto è difficile realizzare concretamente questo percorso. La forza, insomma, di questo progetto è che riesce a integrare tutti gli aspetti necessari, dall'altissima complessità, insomma, alle attività specifiche, dando una risposta di grandissima qualità su malattie importanti e normalmente di complessa gestione. È un servizio quindi che guarda in maniera integrale la persona e risponde pienamente al nostro desiderio di offrire il massimo a chi ha bisogno e chi ha necessità. Un accordo particolare, perché Nemo entra dentro una struttura come quella di Torrette, quindi c'è già l'integrazione fin da questo approccio, quindi sono trovate le forme giuridiche per permettere. Forse è stata la parte più lunga del cammino. Spesso pensiamo che la cosa più lunga sia trovare le risorse, trovare chi fa cosa, invece bisogna anche che siano sostenute da un progetto sotto profilo amministrativo che regga, perché permetta poi materialmente di poter lavorare insieme. Quindi è stato fatto un buon lavoro da parte di tutti, è un progetto che veramente parte dalle associazioni, cioè parte dal mondo che aggrega familiari, persone attorno alla malattia, si coniuga con la struttura degli ospedali riuniti, con una regia della Regione Marche che ha creduto tanto in questo progetto e oggi può finalmente raccontarne la sua implementazione.